La maestra dice che questo paese è fondato su un'utopia. Tu sai che vuol dire questa parola? Beh, lei dice che un giorno, quando finisce la guerra, la nostra terra sarà un paradiso. È il destino dell'Africa. Ogni volta che si trova una materia prima di valore, gli indigeni muoiono, in gran numero e in grande miseria. È stato il caso dell'avorio, della gomma, dell'oro e del petrolio, e adesso è la volta dei diamanti. Secondo l'impressionante rapporto della Global Witness, queste pietre vengono usate per l'acquisto di armi e il finanziamento della guerra civile. Il RUF, Fronte Rivoluzionario Unito, sta arrivando! Vorrei ricordarvi che gli Stati Uniti sono responsabili di 2/3 degli acquisti di diamanti di tutto il mondo. E non prevedo che la domanda tenderà a diminuire. Dobbiamo tenere presente che le pietre in questione rappresentano solo una piccola percentuale di quelle trattate dall'industria legale dei diamanti, il cui commercio è fondamentale per le economie di molti paesi in via di sviluppo. Il governo di Freetown e i suoi padroni bianchi hanno stuprato la vostra terra per la loro avidità! Il RUF vi ha liberato! Non ci sono più schiavi e padroni qua! È vero, si stima che le pietre provenienti dalle zone di conflitto rappresentino solo il 15% del mercato. Ma in un'industria da miliardi di dollari l'anno, questo significa una disponibilità di milioni di dollari in armi per le zone di conflitto. Su
Super Boy Killer, sì, scommatto. Gli stranieri sono la causa dei problemi. Papà Sanko diceva, cacciate quelli che vi vogliono sfruttare. Io sono Baby Killer. Io sono il maestro del disastro. Voi sarete forti. Io sono guai per tutti. Io sono non mi vedrete più.